Come mai il Palermo ha tenuto meglio il campo a Verona? Ce lo spieghi? Bene, la prima cosa che ha fatto Delio Rossi e che è risaltata agli occhi in maniera molto, molto, molto evidente è stato quello di alzare la difesa sulla linea di centrocampo. Questo per cercare di cominciare a inculcare ai suoi giocatori la cultura calcistica del pressing portato medio-alto, cioè un pressing sulla linea mediana del campo e da lì ripartire in contropiede con azioni che possono consentire a Miccoli, a Cavani e agli attaccanti, con corse di 30-40 metri, di arrivare alla conclusione esplosiva in porta. E in pratica che cosa ha fatto Delio Rossi? Ha portato molto alta la difesa sistematicamente quasi sulla linea del centrocampo. In questo momento io credo che lui abbia intuito che la condizione fisica dei giocatori non era ancora ottimale per portarla proprio sulla linea mediana, cosicché ha fatto uno sbarramento sulla sua tre quarti, dove ha cominciato ad assestare i suoi uomini sulla sua linea difensiva e da lì cominciare a rintuzzare in maniera strategicamente perfetta gli attacchi degli avversari. In particolare noi abbiamo notato durante la partita il nervosismo di Livarani. Livarani era costantemente pressato da Bentivoglio, da Bentivoglio che gli faceva un gioco di pressing ultraoffensivo in qualsiasi zona del campo, praticamente gli impediva di giocare, gli impediva praticamente la vista periferica ottimale, costringendolo sempre a tenere la palla un tocco in più in maniera tale da rallentare il gioco del Palermo. Questo Bentivoglio su Livarani. Ma quando il Chievo impostava gioco, succedeva che Livarani rimaneva correttamente sulla diagonale difensiva, mentre Bentivoglio si staccava da Livarani per ricevere fronte alla porta il passaggio del compagno di centrocampo. A questo punto, per non arretrare con tutta la linea difensiva, Delio Rossi ha applicato questo sistema che diciamo, è la regola del calcio, cioè quella di uscire su Bentivoglio a palla libera, di uscire con il centrale più vicino alla palla ad attaccare e togliere quindi spazio e tempo di giocata e con la scalata del terzino sulla seconda punta. Questo sistema di difesa consentiva alla difesa del Palermo di rimanere sempre a tre, come era abituata a giocare con Zenga, oppure alcune partite l'anno scorso con Ballardini, quindi difesa a tre, con uno dei due centrali che si staccava sulla linea di Liverani per fare il mediano, per attaccare velocemente la palla. Tutto questo consentiva il raddoppio di marcatura su Bentivoglio da parte del mediano e dell'altro mediano difensivo, quindi riconquista della palla e ripartenze. Per quanto riguarda poi i limiti del Palermo fuori casa, io qui mentre ci sono la devo dire tutta. Sì. Ci I limiti del Palermo fuori casa sono racconti il riferiti. gol del Chievo, Ignazio? No, questo te lo racconto dopo, però visto che ci No, siamo, vediamo se riusciamo a visto che raccontarlo ci subito. siamo e che è Sì, stato toccato raccontiamolo. un argomento che merita approfondimento, dobbiamo dire, e non ce ne voglia il signore di prima e non ce ne voglia nessuno su quello che io sto per dire, è una mia idea, quindi opinabilissima, ci mancherebbe altro, è una mia idea che stride, che è una piccola critica a due giocatori che io ho sempre considerato i campioni del Palermo. I campioni del Palermo, per antonomasia, secondo me, sono Miccoli e Livarani. Fuori casa, purtroppo, questi nostri due campioni non riescono ad esprimere in velocità quanto di buono ci fanno vedere alla favorita. Quindi il problema, secondo me, da risolvere sono queste giocate in verticale sull'asse Miccoli-Cavani, che devono essere fatte nei tempi e negli spazi corretti per determinare una squadra vincente fuori casa. Io credo che, non 2 ore e mezzo, ma se Delio Rossi riuscisse a trattenere in campo i giocatori per 2 ore ogni giorno, tutto questo lavoro verrebbe abbreviato e in tempi che noi magari non riusciamo ad immaginare, in tempi brevi comunque, io credo che questo Palermo possa dimostrare fuori casa una faccia straordinaria, con la difesa che anziché rimanere sulla sua tre quarti potrebbe salire sulla metà campo e giocare un pressing ultraoffensivo sui portatori di palla avversari.